vennero questi artisti e noi li mandammo in stabilimenti a lavorare, a fare i loro lavori, e vennero ricevuti e visti dal personale operaio che si trovò a lavorare con loro in modo molto positivo. Credo che ne fu un'esperienza molto utile ad ambedue, sia agli artisti che agli operai che vi furono coinvolti. La mia conoscenza in materia era assolutamente, ero acerbissimo. Senza la loro capacità tecnica non sarei riuscito a realizzare quest'opera, che resta comunque l'unica scultura in ferro che io abbia realizzato. Abbiamo avuto dei problemi che erano dovuti un po' all'estetica di dove si piazzavano le sculture. Ad esempio, il dottor Carandente, che era responsabile della mostra del Festival dei Due Mondi, addirittura ci ha fatto togliere dei semafori perché suonavano con le sculture. La mia scultura, quella che io ho fatto con gli operai a Cornigliano, due giorni prima della spedizione crollò da una gru e andò in frantumi, e gli operai, che ancora oggi sono a Genova in pensione, si entusiasmarono talmente della possibilità di rifarla che lavorarono giorno e notte per due giorni, e con le fotografie che avevamo fatto la scultura fu ricostruita e fu mandata regolarmente a Spoleto. Non ci fu solo Spoleto. Nello stesso anno, il 1962, Carmi commissiona ad artisti italiani una serie di quadri per lo stand Italsider alla mostra delle realizzazioni dell'industria italiana di Mosca. Invece di bobine d'acciaio, arrivano opere d'arte astratte e figurative di grande formato, che sfidano l'ortodossia del realismo socialista. L'immagine di un'industria diventa così immagine di un paese. E non ci furono solo mostre. Nel 1959, su suggerimento di Giulio Carlo Argan, Carmi e Italsider invitano Konrad Waxman a progettare il nuovo centro direzionale. L'architetto si ferma a Genova per 3 anni, lavorando a un grande progetto che traccia nuove linee di sviluppo per la città a partire dal rapporto col mare. Waxman non viene capito da una città arroccata su se stessa e se ne torna in America amareggiato. Si capisce che un'idea funziona quando nulla dà fastidio intorno a questa idea. Forse anche grazie agli studi universitari di chimica, Carmi è perfettamente a suo agio nel mondo tecnico. Negli anni dell'Italsider si nutre di tutto ciò che spinge la società in avanti. Nelle cose che fa, fuori e dentro la fabbrica, accarezza l'idea di un futuro in cui l'uomo imparerà ad essere libero. Una serie di opere di Carmi, che forse non sono tra le sue più conosciute, era una serie di cartelli antinfortunistici che lui aveva fatto per l'azienda. Ma lì aveva avuto un'idea, secondo me, abbastanza geniale. Per avvertire qualcuno del rischio che correva, non gli nominava l'oggetto, perché se qualcosa ti casca in testa o in qualcosa tu inciampi, questo succede perché questo qualcosa non l'hai visto, quindi è inutile sapere né cosa sia né come è fatto. E lui mirava invece alla parte del corpo che poteva essere toccata da questo oggetto, quindi i cartelli, mi ricordo, dicevano la testa o le mani, in modo che qualcuno, vedendo queste composizioni astratte abbastanza, ma si vedeva un elmo su una testa tonda, eccetera, una cosa del genere, sapeva immediatamente come cercare di difendersi. E Carmi è stato molto bravo perché
ha saputo anche trarre il meglio di noi. Delle volte andava a Corottami, sì, prendeva le cose che le interessavano, le portava in officina e poi insieme si univano insieme, si saldavano. Le saldavano, eh sì, si saldavano e usciva fuori un qualcosa di vivo, qualcosa di bello. Io sto pensando a Carbi come un personaggio schizofrenico della scuola d'Atene di Raffaello, dove c'è Aristotele che fa un cenno col dito all'ingiù e Platone che fa un cenno col dito all'insù. Cioè in parte si immergeva in questo materiale pre-pittorico e forse sino da allora extra-pittorico e dall'altro poi saliva nel suo empireo platonico in cui continua a dipingere le sue forme geometriche. Però non credo si tratti di contraddizione, bisognerebbe insomma aprirgli la pancia e vedere cosa succede dentro, quale composizione chimica si forma e si vedrebbe che le due cose hanno uno stretto rapporto. Beh, Carmi ha dentro di sé un motore, diciamo, di una potenza incredibile. Credo di non aver mai incontrato una persona che abbia questa capacità di motivazione, eccetera, che c'ha lui, e questa perseveranza. Sider era una di quelle aziende che aveva creato un suo mondo culturale interno di attività, ecco, potremmo pensare a trovare un parallelo l'Olivetti. Oggi queste industrie credo non esistano più, uno perché non esistono più industrie, siamo nella terziarizzazione totale, e poi perché le industrie non sono più in mano agli industriali ma ai finanzieri. Un finanziere è uno che oggi compra una fabbrica di cannoni, domani la rivende e compra due fabbriche di foulard, quindi non riesce mai a creare all'interno di un ambiente un mondo continuativo. C'è una specie di maledizione divina sul genere umano, ossia il genere umano si esprime bene quando le cose sostanzialmente sono molto difficili, quando uno potrebbe dire che le cose vanno male. Allora la guerra aveva precipitato l'Italia nella situazione che conosciamo e perciò c'era una unanimità nel desiderare di tirarsene fuori e di risolvere questi problemi. Quando la situazione cominciò decisamente a migliorare, allora cominciarono tutte le varie suddivisioni e inimicizie, gelosie, timori, difesa delle proprie posizioni particolari. Il clima era chiuso, ormai il clima non c'era più. È finito, con noi è finito, basta. Per un pittore fare un oggetto, fare una copertina non era un'offesa, anche se serviva naturalmente a guadagnare dei soldi, ma era anche un modo di intervenire nella società e cercare di cambiarla. Cambiare la società è molto difficile, poi ce ne siamo accorti dopo. Tutta la storia va avanti non per balzi continui, ma va avanti a dente di sega e questa è una realtà che va accettata. Già, procediamo a dente di sega e sarebbe fin troppo facile dire che oggi siamo nel ciclo discendente, una fase in cui l'utopia non avrebbe più cittadinanza. Ma l'utopia per sua natura è sempre attuale, basta trovare la scintilla umana,
Basta soffiare sulla cenere per scoprire le braccia del futuro. Oggi poi ci rendiamo conto che mentre la fabbrica è quasi scomparsa, a Genova come a Milano, come anche a Torino, vive ancora con tutta l'efficacia l'attività grafica fatta da allora. In fondo le opere che Carmi fece come complemento dell'Italsider ancora oggi sono documenti interessanti per la grafica di allora e anche per quello che era l'arte di allora. Il fatto che Genova non avesse risposto, o l'Italia in genere, perché poi la direzione di tutto era a Roma, non avesse registrato allora quello che noi desideravamo, non ci meraviglia. Noi eravamo proiettati verso il futuro e loro erano fermi al passato.